A Lecce è bastato un tempo e una doppietta di Gonzales per regolare il Varaždin, compagine del massimo campionato croato, di cui è vicepresidente Davor Vuglinec, ex numero 7 del Lecce, al quale il presidente Sticchi Damiani ha donato proprio la maglia con il suo numero. Applausi da parte dei 4.268 paganti e dei 1.400 ragazzi delle varie scuole calcio presenti allo stadio. Il numero uno del club giallorosso ha conferito poi a Pantaleo Corvino un riconoscimento per celebrare le 600 partite in Serie A totalizzate nel corso della sua esperienza con Lecce, Fiorentina e Bologna, un traguardo tagliato la quinta giornata del campionato in corso. La partita apprezzabile sul piano spettacolare, ma non solo, soltanto nel primo tempo, nella ripresa il ritmo è calato e si è assistito solo a qualche bel gesto tecnico del singolo e a una girandola di sostituzioni. Baroni nel primo tempo ha schierato Falcone in porta, Jean-André Baschirotto, Umtiti e Gallo in difesa, Blen, Hjulmand e Gonzales a centrocampo, Strefezza, Colombo e Di Francesco in attacco. L'arbitro dell'incontro è stato Pezzuto della sezione di Lecce. Il vantaggio giallorosso al settimo minuto da un cross di Strefezza, l'inzuccata vincente di Gonzales. Il centrocampista spagnolo al sedicesimo minuto si è ripetuto con un bel tiro a giro che si è insaccato alle spalle del portiere avversario. Al 37esimo minuto Gonzales ha dovuto abbandonare il campo per infortunio, al suo posto è entrato Askilsen. A fine partita, applausi per tutti, appuntamento a mercoledì prossimo in un Via del Mare pronto a spingere sempre più in alto la squadra giallorossa che affronterà la Lazio.